Noi abbiamo fatto il primo workshop il 17 febbraio e esattamente una settimana dopo c'è stata l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. E quindi il tema della transizione energetica, che il 17 febbraio era ancora largamente collegato al problema del riscaldamento atmosferico e all'aumento della CO2 nell'atmosfera, è diventato improvvisamente e drammaticamente, direi, un argomento di grandissima rilevanza strategica e di sicurezza per l'Occidente. Noi vivremo in un periodo in cui i prezzi saranno molto più alti, i prezzi di energia sono molto più alti. L'aspetto positivo rappresentato da questo aumento dei prezzi di energia è il fatto che incentiverà la costruzione di una filiera industriale molto molto importante che riguarda il sistema delle rinnovabili. Diciamo i quantitativi addizionali o alternativi di gas che ha cercato il nostro governo sono in parte gas che arriverà via tubo, in parte gas liquido. Il gas liquido va rigassificato e quindi noi abbiamo una capacità di rigassificatori oggi assolutamente insufficiente. Sul punto di oggi io vorrei solo anticipare che dalla mia non conoscenza avrei capito due cose. La prima, che l'abbondanza e il basso costo delle risorse naturali ci ha fatto organizzare fino a oggi con l'inizio le materie prime, secondo il disegno, il progetto, terzo la produzione, quarto la distribuzione, quinto il consumo e alla fine il waste, il gettare via ciò che si è fatto. Questo era, diciamo così, vero nel secolo scorso. Man mano sta sempre più migliorando e andando verso un'economia circolare dove dalle materie prime che sono rimaste il disegno cambia, perché ovviamente si vede come aggiungere alle materie prime il recupero dei prodotti finali. E le imprese che saranno ancora aperte in questo secolo saranno solo quelle che rimarranno in economia circolare. Se non lavoriamo per incrementare conoscenze e competenze dei sistemi di energia per progettare il futuro, potremmo avere un sacco di soldi, ma con i soldi non si realizzano le cose. L'idea nostra è quella di creare all'interno di raffinerie, prendere questo tipo di rifiuti, trasformarli attraverso un processo di gassificazione, che quindi potremmo assolutamente ridurre, quindi estrarre quel carbonio e quell'idrogeno che c'è all'interno senza emissioni, con addirittura riduzione delle emissioni fino al 90%. E poi ci sono anche delle tecnologie che si possono arrivare addirittura al 100%. Mi chiedo allora, non ritenete che per completare il mix energetico non si debba tornare a rivedere la scelta del nucleare? La risposta appunto è sì, e in futuro secondo me noi dovremo sicuramente tornare al nucleare.